Pane fatto in casa con un solo ingrediente, senza farina e senza lievito. Guardate qui che meraviglia! Per prima cosa prendo 300 g di grano saraceno in chicchi e lo metto direttamente nella ciotola. Ora lo ricopro con acqua. E lo facciamo riposare così nell'acqua per tutta la notte. Ma ovviamente Diana, noi ce l'abbiamo già pronto, vero? Non dobbiamo aspettare tutta la E notte. indovina un po', ovviamente sì, questo è il mio grano saraceno che è stato in ammollo tutta la notte e adesso andiamo di qua a scolarlo. A questo punto il nostro grano saraceno che abbiamo scolato, mi raccomando, non dovete sciacquarlo, è importantissimo perché se lo sciacquate la ricetta non riuscirà. Quindi prendiamo il grano saraceno e lo mettiamo direttamente nel frullatore. A questo punto aggiungo 120 g di acqua, due pizzichi di sale e ora chiudo e frullo bene il tutto. Wow, che consistenza fantastica! Guardate qui che impasto cremoso. Wow. Niente farina, niente lievito in questa ricetta, soltanto tre ingredienti: acqua, grano saraceno e sale. Non mi dire che stiamo facendo quello che penso, Diana. Mi sa proprio di sì, Ma vedrai dai. alla fine. Ragazzi, secondo voi che cosa stiamo facendo? Scrivetecelo qui sotto nei commenti, siamo curiosissimi. A questo punto verso l'impasto in una ciotola capiente e ora non ci resta che coprire la ciotola con della pellicola. Poi facciamo dei buchi con i rebbi di una forchetta. A cosa servono i buchi, Diana? In questo modo l'impasto può respirare e la fermentazione non si ferma tutta lì dentro nella ciotola. E ora non ci resta che far fermentare l'impasto di nuovo per tutta la notte, quindi ci vediamo tra poco. E dopo una notte intera il nostro impasto è pronto, ha fermentato, possiamo rimuovere la pellicola. E ora prendiamo uno stampo rettangolare, all'interno mettiamo un foglio di carta da forno e versiamo l'impasto all'interno. Cioè, Diana, tu mi vorrai dire che senza farina, senza lievito, stiamo per fare un pane. Bravissimo, Veramente. proprio così, vedrai che meraviglia alla fine. Livelliamo leggermente la superficie e ora finiamo con dei semi. Io aggiungo dei semi di zucca e dei semi di sesamo. E ora siamo pronti per infornare il nostro pane nel forno statico preriscaldato a 200 gradi per circa 40-50 minuti. Il nostro pane è pronto, l'abbiamo sfornato e c'è un profumo incredibile in tutta la cucina. Prima di andare a tagliarlo, però, lasciate un mi piace al video, mi raccomando. Condividetelo anche come sempre, supportateci come solo voi sapete fare, perché nelle prossime settimane arriveranno tante sorprese fantastiche per voi. Diana, ma questa è una delle ricette del nostro nuovo libro? In realtà, nel nostro libro Zero glutine, zero rinunce, ci sono panificati, è vero, però sono tutti inediti. Il vantaggio di avere questo libro in cucina, ragazzi, è che oltre ad avere la guida completa senza glutine e senza latte, all'interno avete anche un menù settimanale, quindi la soluzione a tutti i vostri problemi nell'alimentazione. Vi lascio il link qui sotto nei commenti per preordinarlo ora. Andiamo a vedere il pane come è venuto. Subito. Non ci posso credere. Mamma mia. Non ci posso. Ragazzi, abbiamo fatto un pane Ma è senza fantastico. farina, senza lievito. Diana, ma come hai fatto? Ragazzi, ma è fantastico e c'è anche l'alveolatura, senza lievito. Profuma, Diana. Sì, ha un profumo buonissimo di pane fatto in casa. Ovviamente non è il pane che trovate in panetteria super esploso, però è senza lievito, senza farina. Cosa volete di più? Prendiamo Diana, adesso di questo pane meraviglioso cosa ce ne facciamo? della marmellata e andiamo a fare delle belle fette. Io l'ho farcito così, con della marmellata, ma voi potete usare della nocciolata, del burro di arachidi o di mandorle. Potete usare anche dell'olio d'oliva, dell'origano, del sale. Ottimo, ottimo. Buonissimo. Assaggiamo. Vai. Com'è, Diana? Non ho parole. È un pane vero e proprio. Anche il gusto, cioè, vorrei dire, è meglio questo che quello con il lievito. Davvero? È incredibile.
E non sa di grano saraceno, per niente, altrimenti ve lo direi. Lo sapete che io sono sincera. Non sa di grano saraceno, buonissimo.